Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, sono felicissimo perché oggi è il primo episodio di Minecraft. Infatti, come vi ho già detto nel video di prima, che prima ho giocato un gioco di basket, giusto per incominciare a farvi vedere che giocavo col telefono. Però non credo che vi piacerà molto perché ragazzi, non riesco a registrare l'audio. Devo trovare qualche applicazione che mi fa fare il doppiaggio. In che senso? Che vedo il video, prima di pubblicarlo su internet, vedo il video e faccio il doppiaggio. In che senso? Che io già so quello che faccio, però parlo. Non parlo in diretta. Passo al video che ho giocato, provo a mettere l'audio, ma ci provo, non so se ora riesco a metterlo. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ok ragazzi, qui ho incominciato a giocare, però per sbaglio ho attivato. Comunque stavo dicendo, sono riuscito a mettere l'audio perché ho scaricato l'applicazione Movi. Comunque per sbaglio qui avevo messo un mondo, infatti sono uscito. Ora creo un nuovo mondo, ho messo una skin molto bella e ho fatto e metterò il nome TonyTube, come vedete, e aprirò un mondo che si chiama il mondo di Tony, che come sto dicendo non sono in diretta, cioè che sto parlando dal vivo, però è un sto facendo un doppiaggio perché ve l'ho detto, non riuscivo a registrare l'audio perché non sto usando un'applicazione per registrare lo schermo del telefono, sto usando proprio il telefono perché il nuovo aggiornamento di iOS ha fatto una cosa, un'accessibilità che mi fa registrare lo schermo del telefono ma non l'audio. Allora, guardate che skin, ho preso una skin a caso perché, no a caso, perché mi è piaciuta, però non volevo avere sempre la stessa skin. Prima, visto che a me mi piace molto Arrow, mi chiamavo Arrow, però ora ho cambiato nome e skin e mi chiamo TonyTube. Guardate la skin mia, eccola qua. Spero che vi piace, scrivete qui sotto nei commenti se la skin vi piace. Ok ragazzi, sto creando il mondo, ecco qua, l'abbiamo creato. Come avete visto ho stoppato un po' l'audio, però ho creato skin, nome, anche il nome del mondo. Allora, incominciamo a prendere subito un po' di legno, perché così
Questo è il primo episodio, quindi prenderò solo il materiale e farò alcune armi, cioè spada, piccone, paletta e ascia. Ok, prendiamo con le mani, facciamo una bella crafting table. Anzi, togliamo direttamente tutto il mobile. Ecco qua, quasi rotto. L'ultimo pezzo, no, non ci riusciamo. Allora, facciamo una crafting table. Wow, ragazzi, hanno fatto un aggiornamento sopra a Minecraft. Oddio, ho sbagliato. Hanno fatto un aggiornamento su Minecraft che è come se usi il computer. Come guardate, ora sto usando il touch, non lo sta facendo da solo. Prima dovevi scegliere tu se dovevi fare legno e te lo faceva da solo. Invece ora poi o fai come si faceva prima, oppure qua usi i premi della crafting table. Allora, creiamo una bella spada, prima cosa. Ok, no, ho sbagliato. Una bella spada, poi un piccone, facciamo un'altra stecchetta. No, anzi, usiamo sempre le stesse stecchette. Facciamo un piccone, togliamo la stecchetta, facciamo un piccone. Ok. Ora dobbiamo fare altre stecchette per fare l'ascia e la paletta, perché già ho deciso come fare la casa. Nel prossimo video farò la casa. Come vi ho detto, oggi farò solo il materiale. Facciamo l'ascia. Ecco qui. Poi facciamo la paletta. Bam. Ok, prendiamo il legno. Prendiamo prima la crafting table. Ok, e andiamo a prendere altro legno. Ok, prendiamo l'ultimo albero e poi prendiamo la sabbia e prendiamo anche la pietra in una miniera. Ok, ora facciamo il legno, lo trasformiamo in assi di legno, come vedete. Comunque il legno di betulla, cioè quello là bianco, lo userò per fare gli attrezzi. Invece quello là marrone, quello di quercia, lo userò per fare la casa, perché già, come vi ho detto prima, farò il progetto per la casa. Ok, prendiamo la sabbia, perché secondo me già avete capito, fa parte della casa la sabbia, però non vi voglio svelare, nel prossimo episodio farò la casa. Ok, prendiamo la sabbia e vi lascio la parte dove prendo anche la pietra e finisco lì. Ok ragazzi, ciao!
Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!